Buonasera, buonasera e bentornati al Club con la Robur, dalla sede dei Fedelissimi. Torniamo dopo la pausa della scorsa settimana per motivi che tutti conosciamo, insomma il lutto che ha colpito non solo i Fedelissimi ma tutta la città, la scomparsa di Laerte, a cui dedichiamo anche nel nostro piccolo la nostra puntata. Le attività comunque poi dopo un po' di giorni sono riprese, riprendiamo anche noi con questa puntata numero 15 e torniamo a parlare di attualità. Le precedenti puntate, lo ricorderete, ci siamo un po' cullati con la storia, con gli ospiti d'eccezione, perché ovviamente abbiamo avuto Massimo Maccarone e poi Simone Vergassolo. Adesso torniamo ad avere un tesserato del Siena, ringraziamo appunto il Siena FC che in questo momento sta festeggiando anche nella Contrada della Torre, prosegue il tour delle contrade. Tra poco presentiamo il nostro ospite, ci dedicheremo quindi all'attualità, alle partite, in particolare la vittoria di sabato con l'Asta Taverne, gli highlights, risultati, classifica, prossimo turno, la gara col Pontassieve, i contributi che avremo, quindi Granado, Gilvoria che lascerà il testimone a Lamberto Magrini che torna dopo un mese di squalifica finalmente, ma anche due collegamenti con due personaggi, un ex giocatore e un ex allenatore del Siena, che hanno a che fare con la carriera del nostro ospite di stasera, che presentiamo subito. Un applauso a Giuseppe Agostinone. Ciao. Allora Giuseppe, c'è tanto di cui parlare, quindi la stagione attuale, tanti temi, però prima facciamo un po' un passo indietro nella tua lunga carriera. Tu sei di Foggia, sei stato allenato nel Foggia e anche nel Lecce da un allenatore, non so se ti ricordi, Padalino, esatto, sì. Che dovrebbe essere collegato subito con noi. Pasquale, mister, buonasera. Buonasera. Un saluto a tutti e a Pino in particolare. Mister, lascerei subito la parola a te. Cosa ti ricordi di Giuseppe Agostinone, con cui hai condiviso anni di campo, di calcio, ma anche condividete anche la città d'origine? Mister, ci senti? Beh, hai detto bene, intanto siamo della stessa città e ci lega un rapporto che va al... Sì, io vi sento, voi? Mi sentite? Pronto? Io vi sento. Sì, anche noi, Vai avanti pure, mister. A uscire e rientrare nell'applicazione, così proviamo a migliorare un po' il collegamento. E mentre ripristiniamo il collegamento con mister Padalino, che abbiamo avuto di recente a Siena, una breve esperienza, insomma, un periodo molto difficile, però nonostante ciò ha lasciato il segno, è uno dei allenatori che a Siena ricordano bene, e immagino sia lo stesso per te, Giuseppe. Sì, è stata una persona importante per la mia crescita calcistica, perché comunque ha inciso tanto sul mio percorso di crescita. Poi ho avuto anche la fortuna appunto di proseguire la mia carriera negli anni a Foggia e a Lecce, poi dopo Piacenza, che ho passato gli 6 mesi lì a Piacenza. Quindi
Ho avuto una grande fortuna perché oltre ad essere un grande allenatore, è una bravissima persona, è una persona che ti dà tanto a livello umano e quindi non posso solo ringraziarlo. Angelo Ranieri ci scrive: ciao Pinucce, lo conosci? Sì, è un tifoso del Foggia che vive a Piacenza e lo saluto con affetto. Bene, chiaramente attendiamo insomma, di riavere mister Padalino. Nel frattempo possiamo parlare un po' dell'attualità. Cominciamo dalla partita di sabato, ma anche se vogliamo, dalla partita con il Teranova. Queste due vittorie di fila che hanno un po' rimesso il sereno. In realtà il Siena è sempre stato primo con un ampio margine, però ci aveva abituato molto bene, quindi questi tre pari di fila avevano fa un, fatto un po' incrinare un pochino questo percorso, no? Sì, diciamo che giustamente una piazza come Siena ogni partita ha voglia di vincere, come d'altronde anche noi, come la società e i tifosi, giustamente. Sono stati, diciamo, abbiamo fatto tre pareggi di fila, però comunque le prestazioni erano sempre all'altezza. Poi è arrivata la vittoria col Traiano, dove abbiamo dato un grande segnale di forza, di gruppo, di squadra. E poi c'è stata la vittoria con l'Asta, che è stata una bella vittoria su un campo che mi dispiace dirlo, però abbiamo trovato un bel campo lì e ci ha permesso di sviluppare il nostro gioco, che è quello che poi ci contraddistingue e ci ha contraddistinto tutta la stagione. Intanto, mister Padalino, dovremmo aver ripristinato il collegamento. Vediamo se ci sente. Mister, buonasera. Sì, io vi sento, voi? Sì, Ah, eccoci bene. qua. Buonasera a Allora, tutti. mister, due parole su Agostinone che hai avuto più volte, insomma, nel corso della carriera. Allora, intanto lo saluto e saluto voi e gli ascoltatori. Come dicevate da studio, ci accomuna il fatto di essere della stessa città, quindi questo già è un legame che vale tanto. E poi abbiamo avuto la possibilità di lavorare insieme, partendo in una situazione, insomma, abbastanza complessa, che non sto qui a spiegare perché ci vorrebbe un po' di tempo e non vorrei toglierlo a Pino, che merita tutti i complimenti del caso, non solo per quello che ha fatto, ma soprattutto per quello che sta facendo e per la sua professionalità, perché da allenatore ho potuto constatare che è stato sempre un professionista, al di là di quelli che poi sono stati i risultati conseguiti più o meno positivi insieme. Ma ho sempre avuto una considerazione che andava al di là del professionista, ma che andava a valutare l'aspetto umano. E penso che anche voi oggi possiate testimoniarlo, di avere a che fare con una persona, insomma, di grande livello, soprattutto per una categoria che non appartiene a lui, ma che non appartiene neanche a voi, di cui tutti siamo dispiaciuti, ma speriamo, e l'augurio mio personale è quello di poter rivedere Siena e Pino magari anche in categorie più soddisfacenti da tutti i punti di vista. L'applauso per il mister Pallino, non so se vuoi rispondere Sì, adesso quello che. vabbè, io lo ringrazio, lui lo sa l'affetto che ho per lui e, come ho detto anche prima, è stato la persona che mi ha permesso di intraprendere il percorso da calciatore, perché mi ha fatto migliorare su tanti aspetti. E quindi lo devo solo ringraziare e colgo l'occasione per salutarlo e spero di vederlo presto a Foggia. Mister, volevo chiederti una battuta sull'esperienza in bianconero, se arrivassi a fine dicembre nel 2021, quindi la seconda parte di quella stagione, stagione molto difficile per tutte le questioni che sappiamo, eppure nonostante le difficoltà sei uno degli allenatori comunque che ha lasciato un bellissimo ricordo a Siena. Secondo te a cosa dipende questa cosa? Beh, io penso che alla fine, ovviamente per tutti noi che facciamo questo mestiere, per i tifosi valga il risultato sportivo, però poi credo che bisogna andare anche un po' oltre l'aspetto professionale. E a mio parere, mio modesto parere, per quel poco tempo che c'è stato a disposizione,
nel instaurare un rapporto con una tifoseria che come me ha vissuto anni belli nel calcio tra Serie B, Serie A. Credo che si sia creata quell'empatia, quel rapporto di fiducia. Hanno constatato che al di là del contratto di soli 6 mesi, che all'inizio ha creato un po' di scetticismo tra me e la tifoseria, perché io ricordo il primo allenamento, si presentarono al campo dove utilizzavamo, che adesso non utilizzano più, acqua fredda, se non vado... Però ora l'acqua è fredda, no, probabilmente. Molto fredda. Diciamo che mi chiedevano come mai io non avessi chiesto, a differenza di altri miei colleghi, un contratto più lungo, come se, diciamo, non ci fosse programmazione, che poi del resto non c'è stata, o almeno c'è stata in parte, e avevano ragione. Però il mio compito era solo quello di provare a fare e a dare il mio contributo per fare il meglio per il Siena, e credo che dopo un po' di scetticismo si sia creato questo rapporto, e questo credo che vada proprio a confermare quanto poi la gente percepisca, da anche solamente dalle parole o piccoli scambi di dialoghi, come sei fatto al di là del risultato sportivo, e questa è una cosa che mi ha fatto enormemente piacere. E quindi io questa esperienza la porterò sempre con me. Peccato, perché poi il Siena credo che abbia bisogno di altri palcoscenici, e oggi rivederla in una categoria che fa paura solo a nominarla, sicuramente lascia un po' di amaro in bocca, non solo al sottoscritto, ma credo un po' a tutti i tifosi d'Italia, perché credo che Siena abbia bisogno e meriti una categoria, per quello che ha fatto nel passato e per quello che può continuare a fare. Noi ce lo auguriamo, così come ci auguriamo di rivedere mister Patalino in una panchina, perché in questo momento sei, diciamo, inattivo. Cosa stai facendo adesso? Come adesso passi faccio... il tempo? Vabbè, al di là del guardare le partite, che ovviamente fa parte della mia vita, non solo professionale, ma ho questa passione che ci portiamo avanti da sempre. Faccio un po' il nonno, perché nel frattempo sono diventato anche nonno di un bambino meraviglioso. E poi manteniamo i soliti rapporti, stiamo alla finestra, seguiamo qualche calciatore che ci è rimasto nel cuore, e basta, nell'attesa che poi si possa presentare una possibilità che gratifichi quelle che possono essere le mie ambizioni. Bene, mister, io ti ringrazio per il tempo che hai dedicato a noi e ti auguro anche, insomma, in bocca al lupo per... il proseguo della carriera, insomma, nella speranza di trovare squadra il prima possibile, e poi chissà anche di rincontrarsi in futuro qui a Siena. Bah, grazie, è stato un piacere. Abbraccio affettuosamente Pino Agostinone, abbraccio voi e saluto tutto il pubblico sportivo e non solo di Siena, augurandovi una risalita immediata, e chi lo sa, poi nella vita mai dire mai. Le vie del Signore sono sempre infinite. Grazie. Grazie. Salutiamo allora mister Pasquale Patalino, e noi riprendiamo. Intanto mi ero dimenticato, ricordo la puntata è sponsorizzata da San Giorgio e Lapi, dei fedelissimi alle cene, alle buonissime cene dei fedelissimi. Anche stasera siamo... Come ti sei trovato? Benissimo, è meglio di mangiare nei ristoranti. quindi lanciamo un appello il martedì sera, tutti qua ai fedelissimi. E, stiamo vedendo appunto gli highlights dell'Asta Taverne, in parte abbiamo anche accennato, possiamo anche... soffermiamoci brevemente, poi andiamo a sentire anche i protagonisti, a cominciare da Granado, su questa partita... dove comunque il Siena alla fine ha fatto 3 gol, ha preso 3 legni, ha subito soltanto quel palo sul 2-0 che poteva riaprire la partita. Sì, diciamo che è stata una bella partita, come ho detto prima, perché abbiamo fatto un bel gioco su un campo che ci ha permesso appunto di,
di fare il nostro calcio. E secondo me potevamo fare ancora più gol, si vedono anche delle highlights. Come hai detto te, abbiamo preso tre legni e altre situazioni per fare gol, quindi ci siamo divertiti e niente, adesso vogliamo continuare così e cercare di fare come abbiamo fatto fino adesso, cioè onorare la maglia e cercare di raggiungere l'obiettivo prefissato. Allora, andiamo a sentire. Cercato il gol in tutti i modi, ha fornito l'assist del 2-0, quindi ha fatto comunque un'ottima partita, però c'è questo gol che manca dalla partita con la Baldaccio, quindi eravamo nel dicembre scorso, poi si è infortunato, ora sta ritrovando il campo, ma non ancora il gol. Ci sentiamo allora le sue parole e poi torniamo in diretta dai fedelissimi. Volevo tanto segnare dopo che sono stato fuori anche per infortunio, per praticamente un mese, volevo tanto fare gol, ma l'importante è che ho fatto anche l'asse ai miei compagni. Cioè, un po' di egoismo sano bisogna avere. Io ogni tanto sono, come ha detto il mister Gil, me lo dice sempre, anche il mister Magrini mi dice dai, tiri che quando tiri non sbagli mai. Forse su quello devo migliorare, di essere un po' più egoista nei momenti giusti, dai. E questo è Granado che cerca il gol in tutti i modi. Sei un po' afflitto in questo periodo? No, secondo me anche domenica ha fatto una buonissima gara, perché è stato determinante in tutte le situazioni da gol e non solo. Quindi poi è un ragazzo generoso che si dà da fare tanto e sicuramente al più presto troverà anche lui la via del gol. Intanto Pietro Federici, che di solito ci segue in presenza, adesso è inviato per Canale 3 a Sanremo assieme a Franco Masoni, ci manda un grande saluto da Sanremo da parte di tutto il gruppo di Canale 3. Ciao Beppe e Pino e ciao a tutta la famiglia dei fedelissimi. Forza ragazzi, grazie Pietro, in bocca al lupo per questa esperienza. Oggi stasera proprio debutta a Sanremo, ma si sa che a Siena facciamo più share noi dei fedelissimi, speriamo. E, a proposito di collegamente, prima abbiamo avuto Padalino, adesso ci ha già raggiunto un altro ospite che è stato un ex giocatore del Siena in Serie A l'anno di Sannino, ha fatto benissimo anche se un solo anno, però ce lo ricordiamo molto bene, e poi è stato tuo compagno ad Alessandria. Ti viene in mente, sì, chi potrebbe essere? Gazzi, vediamo se lui, Alessandro Gazzi, ci senti? Ecco, ciao a tutti, buonasera. Ciao Alessandro, c'è l'applauso del pubblico che è qui presente, dei fedelissimi, dei tifosi del Siena, ti ricordano con grande piacere. Prima però volevo partire da Giuseppe Agostinone. Cosa ti ricordi? Avete condiviso, credo, un anno e mezzo ad Alessandria. Sì. Cosa ti ricordi di Agostinone? Beh, allora, di lui ricordo il grande carisma che aveva in spogliatoio e il fatto che cercava di essere sempre un esempio per tutta la squadra. A volte aveva dei modi un po' bruschi, però erano sempre efficaci, soprattutto quando le cose andavano non benissimo. E poi l'anno che abbiamo vissuto assieme è stato un anno per certi versi complesso, però io personalmente mi sono divertito molto, anche perché, ripeto, era un anno un po' particolare. Quindi io penso sia divertito anche lui, perché alla fine poi quando rimane un bel ricordo vuol dire che è andato tutto bene. Quindi sono felicissimo di rivederlo e spero si trovi bene a Siena. Io mi sono trovato benissimo e niente, quando prima ho sentito parlare delle cene delle contrade, mi sono venuti in mente miliardi di ricordi su quelle a cui ho partecipato anch'io, quindi bene, dai, spero si trovi bene e che comunque sia una buona esperienza. Giuseppe? Sì, vabbè, innanzitutto lo saluto, perché Ale, oltre ad essere stato un grande calciatore fino alla fine, è una grandissima persona. Mi sono trovato benissimo anche io con lui, ha fatto bene a ricordarmelo, perché ero un po' così, perché la situazione lì era un po' particolare, quindi bisognava alzare un po' l'asticella. Poi io sono un ragazzo che gli piace essere così molto preciso nelle cose, quindi mi fa piacere che lui ha un gran ricordo di me, ma la stima è reciproca
Mi ha fatto piacere anche rivederlo perché un po' di tempo fa ci siamo anche sentiti e lui mi aveva detto che se mi trovavo bene qua a Siena, io gli avevo detto ovviamente di sì perché qui sta benissimo. E ripeto, lo saluto con affetto e mi ha fatto piacere. Mi avete fatto anche una doppia sorpresa oggi. Alessandro, la stagione di Sannino 2011-2012, 33 presenze, un gol con l'Atalanta, ma tanta sostanza, tanto carattere, tanta energia in campo. Anche per questo ha lasciato un grande ricordo nei tifosi. Tu cosa ti ricordi di quella stagione lì dove il Siena fece il record di punti in Serie A 44, si spinse ad un passo dalla finale di Coppa Italia, anche se tu non giocavi, perché giocavano le riserve in quella competizione. Ma personalmente mi ricordo che per me dopo 7 anni di Bari arrivare a Siena fu un po' innanzitutto un taglionetto con il passato, nel senso che avevo vissuto tutto quello che potevo vivere a Bari e l'ultimo anno fu estremamente negativo perché retrocedemmo. Quindi quando arrivai a Siena fu un po', diciamo, un nuovo inizio. Inserirsi in un nuovo ambiente, in una città come Siena, che al tempo comunque, nonostante diciamo i suoi 50.000, se non sbaglio, abitanti, faceva la Serie A, era uno stimolo incredibile perché da una parte avevi la possibilità di confrontarti appunto con le migliori squadre, dall'altra avevi la fortuna di vivere in una città tranquilla dove era possibile vivere in maniera serena, senza nessun tipo di problema e con tanta storia alle spalle. Per quanto riguarda tutta la stagione, per me fu un po', ripeto, una rinascita. Poi i risultati furono estremamente positivi perché oltre alla salvezza raggiunta, se non sbaglio, con un record di punti, 44 ne facemmo, se non sbaglio, ci fu appunto la semifinale di Coppa Italia nella quale sfiorammo, diciamo, la finale contro il Napoli, peccato, però ho un ricordo meraviglioso di quel periodo, soprattutto perché fu un campionato entusiasmante per certi versi. Poi c'erano signori giocatori, mi ricordo al tempo c'era Mattia Destro, Franco Brienza in attacco, Bogdani, Gaetano D'Agostino, quindi tutti i giocatori di alto livello con i quali era bellissimo confrontarsi. Vabbè, adesso mi dimentico pure Vergassola e tutti i giocatori storici che sono passati di lì, però fu un'esperienza estremamente gratificante sotto quell'aspetto. Adesso Alessandro, sei vice allenatore della Feralpi Salò in Serie B, quindi sei chiaramente concentrato su questo, però nel corso del tempo hai aperto un blog, hai scritto un libro nel quale racconti anche del tuo capitolo a Siena. Hai in mente qualcos'altro in questa tua attività, diciamo, extra calcistica, anche se poi ha sempre a che fare con il calcio? Beh, in questo momento no, perché sono totalmente impegnato adesso nel svolgere il ruolo di vice allenatore nella Feralpi e niente, quando c'è di mezzo il lavoro è difficile trovarsi il tempo per dedicare, non so, magari alle passioni, come può essere per me lo scrivere. Sicuramente adesso sto mettendo via esperienze dalle quali potrei attingere in futuro, però sai, bisogna sempre fare le cose con calma e cercare di farle nel miglior modo possibile. Poi io non è che sono uno scrittore vero e proprio. Ogni tanto, quando mi capita appunto di avere del tempo libero, scrivo qualcosa sempre a che fare col calcio, perché quella è la mia passione. E niente, dai, spero che qualcuno legga le pagine del libro che parlano di Siena, perché sono. Per me è stata veramente, ripeto, un'esperienza formidabile, al di là anche dell'aspetto calcistico. Le mie figlie, ad esempio, andavano all'asilo a Siena, in due asili diversi, uno al Nido dei Cittini, se non ricordo male, e un altro, un asilo che si trovava, nella contrada dell'Oca, che adesso non mi ricordo. Però vabbè, questi sono ricordi che magari interessano a pochi, quindi. È stata anche nella vita familiare è stata molto, molto positiva sotto quell'aspetto. Allora ci vediamo presto a Allora ci vediamo Siena. presto a Siena.
dai, quando mi capiterà sicuramente volentieri. Invito. C'è Mi è l'invito di capitato di Agostinone, ti venire 2 anni ospita fa, lui. se non ricordo male, a una cena, ero stato invitato a una cena nel periodo del Palio. Al tempo io vivevo nella contrada del Leocorno, non so se c'è qualche tifoso del Leocorno, quindi niente, io Qualche vivevo lì, contrarreiola. chiaramente simpatizzo per quella Per quella contrada. contrada. Va bene, grazie, grazie Alessandro, buona serata, buon lavoro, buona fortuna con la tua carriera. Grazie mille a voi, mi ha fatto piacere immenso essere nella vostra trasmissione. Grazie. Grazie, grazie Alessandro Gazzi. E chiudiamo qui i collegamenti, però sono finite le sorprese per il nostro ospite e torniamo invece alla partita con l'Asta. Abbiamo sentito le dichiarazioni di Granado, adesso ci sentiamo. Due battute proprio al volo di Gil Voria, che ha parlato, sarà diciamo l'ultima volta, si spera, perché insomma, speriamo che il mister non incombi in un'altra squalifica, e quindi ci sentiamo Gil Voria dopo la partita con l'Asta Taverne. È stata una bella partita, si è ben giocato, soprattutto il primo tempo, mi è piaciuto molto. E dopo il primo quarto d'ora un po' più equilibrato, mi è sembrato che siamo venuti fuori bene. Abbiamo preso due traverse, un palo, poteva essere più rotondo il risultato, però insomma va bene così. La nostra, a parere mio personale, ovviamente è una squadra un po' naif, borghese, no? La storia del Conte, il Principe e compagnia bella, dai, ricordi, no? E li vedi, pure sembra a volte mezzi addormentati, poi boh. Sono lì, palo, traversa, gol, insomma. A volte sembra che senza nemmeno fare più di tanto riesci a fare tua la partita. Questo Gil Voria, tra poco ci sentiamo un'altra parte di Gil Voria presa precedentemente. Prima però c'è un commento da casa che arriva da Facebook. Maria Grazia D'Ariano, ciao cuore, Giuseppe Agostinone, saluto a tutti, in bocca al lupo al Siena. Questa è mia mamma, la saluto Ah, anche. è Non ci tua mamma. vediamo da parecchio, quindi. Ma gliel'hai detto? Sì, Ha sì. informato Sì. tutti, cioè della diretta. Bene, bene, avremo un picco da Foggia di ascolti. E no, dicevo di Voria che ha fatto accenno al centrocampo naif borghese e lui ha ribattezzato i centrocampisti del Siena con un appellativo. Per esempio, c'è cioè il barone, il conte, il duca, il principe e il marchese. E allora abbiamo chiesto a Gil Voria chi fosse il marchese, chi fosse il duca, chi fosse il principe. Quindi ci sentiamo anche questa brevissima parte di Gil Voria. Ci spieghi, ci riveli chi sono il marchese, il barone, il centrocampo? Il conte, Il il conte. marchese, il barone. E beh, dai, quelli che giocano in mezzo al campo, c'è cioè il conte Tommy Bianchi, poi il marchese l'avevo dato a Cristiani, Lollo era il barone, Il poi principe Masini. Principe era Masini, e poi Candido. Candido era, aspetta, ora non mi viene, il Il duca. Duca. E questo appunto Gil Voria che ha ribattezzato il centrocampo non ti ha ribattezzato anche a te. Non... No, perché io non faccio parte del No, centrocampo. certo. Però Però mi ribattezzerà, Samuele. ti ribattezzerà, ma un soprannome non ce l'hai nel gruppo. Ma no, diciamo che il capitano Bianchi mi ha messo questo nomignolo, il mieloso. Il Diciamo che io mieloso. produco miele, quindi perché c'ho un bel Produce miele, cioè, piede. quindi dei bei Sì, assist da diciamo di sì. Quindi parte sempre da Tommy Bianchi, che Tommy, salutiamo. che salutiamo, sì, ma ora non ci segue perché è nella torre a bere, probabilmente a festeggiare. No, a proposito di assist, abbiamo preso anche 2 assist che hai fatto ora, forse qualcuno magari ce li dimentichiamo, però noi abbiamo selezionato 2 tuoi assist. Il primo in realtà non compare perché è un autogol con la Lastrigiana. Siamo proprio all'inizio della prima partita in casa e di fatto c'è questo bel cross dalla tre quarti. E dalla tre quarti si sa è sempre più difficile essere pericolosi. E poi c'è Ricciardo, poi in realtà forza l'autorete della Lastrigiana. E poi invece il secondo assist è quello con il Mazzola a Colle Valdelsa, il gol 10. Però magari mi dimentico qualcun altro. No, che quell'assist l'ho
è doppio perché Hashi è stato il suo primo gol. Ha proprio in carriera. Sì, in carriera. E quindi ti ha comprato, non lo so, ti ha offerto no, la bere. Ancora no, no, ancora no, a fine anno. No, e qui mi viene in mente un po' alla tua stagione, perché tu sei uno dei, forse il più penalizzato dal regolamento degli under over, no? Il fatto delle quote in campo, che la gente di solito tutti schierano i terzini, partono dai terzini come under, e anche il Siena lo ha fatto. Sei riuscito comunque a ritagliarti il tuo spazio nel corso della stagione, anche grazie forse all'esplosione di Agbe, che ha preso una quota in mezzo e quindi ha consentito un po' di dare più opportunità sulle fasce. Ti era mai capitato in passato? No, perché non avevi mai fatto. No, No, forse in Serie D. diciamo che negli ultimi 6-7 anni ho sempre fatto il centrale, quindi perché appunto le quote le mettevano sia in serie, nei professionisti che in Serie D, le mettevano sugli esterni, quindi ho sempre giocato da centrale negli ultimi 6-7 anni. Però poi, come ho sempre fatto nella mia carriera, giocando da terzino, quindi quest'anno diciamo, sono venuto come centrale, poi alla prima giornata il mister mi ha messo come terzino e non mi ha spostato più da lì. Quindi, però io sono Quindi era a tanto e non facevi disposizione da centrale che da terzino. il terzino? Sì, diciamo con questa continuità sì, perché a San Benedetto l'anno scorso l'ho fatto per un paio di partite, però poi dopo ho giocato sempre da centrale, come ho fatto anche a Novara e a Foggia in C, diciamo negli ultimi 6-7 anni ho fatto sempre il centrale. Ok, naturalmente se avete domande per intervenire, ci affidiamo a Jacopo Fanetti, che ha delle difficoltà motorie per via dei suoi disavventure calcistiche, ma sì, riusciamo comunque a farvi intervenire. C'è una domanda? Sì, va bene. Allora, con tutta la calma del mondo, non abbiamo fretta. Ecco qui la domanda di Federico Castellani. No, dicevo, pronto. Sì, Non parli, la tua voce. no, vai, vai. Non fa. Non fa il microfono, aumenta il volume della voce. Vai, vai, ora. Aumento il volume e la luce. Ascolta, non fa le scarie. No, ora fa, ora. Allora, Ecco. discorso è quello. Hai mai fatto gol te? Cioè, sei uno che hai anche il gol, Sì. oppure, perché quest'anno non hai fatto gol, no? Quindi mi chiedevo se nel tuo repertorio, nella tua carriera, hai anche avuto l'occasione di fare gol. Sì, io ho 11-12 gol in carriera, sia quando andavo a saltare, ma anche nelle palline attive, o nelle combinazioni, magari quando giocavo terzino, ho fatto sempre 2-3 gol a campionato. Adesso sono un paio d'anni che Quindi ancora non so. l'aspettiamo. Sì, anche io lo aspetto con ansia. L'aspettiamo a gloria. Sì. Spero di farlo presto, ma così posso esultare con tutti i tifosi in una gioia personale, individuale, oltre che quella di squadra. Andiamo a vedere i risultati dell'ultimo turno, oltre alla vittoria rotonda del Siena, sull'asta. C'è stato anche il successo che ha fatto piacere al Siena della Fortis Juventus sul Terranova Traiana. Sono le due partite che si sono disputate di sabato. Poi la Collegiana ha vinto con la Rufina 1-0, l'1-1 del Ponteseve con il Foiano, 2-1 Rondinella sulla Castiglionese, il 5-1 dello Scandicci in rimonta sul Mazzola, 1-1 tra Signa e Baldaccio Bruni. Anche questo risultato utile per il Siena. La Sienalungese invece ha perso in casa con la Lastrigiana, ha riposato il Firenze Ovest. Il Siena vince, il Signa pareggia e in classifica la Robur rosicchia altri 2 punti al Signa secondo, che è l'avversario al momento da guardare, perché il Terranova comunque deve ancora riposare e è a meno 14, il Signa è a meno 12. Avete preso come riferimento il Signa in questo momento, anche se il Terranova comunque nel doppio incontro andata e ritorno, insomma, ha dimostrato di essere una discreta squadra. No, ma io, come ho detto anche in altre circostanze, ci sono quelle 3-4 squadre che stanno facendo veramente bene. E poi, dinanzi, per nostra fortuna e nostra bravura, c'è il Siena, che ogni domenica vuole migliorarsi e vuole raggiungere l'obiettivo prefissato.
Però, come hai detto te, ci sono squadre tipo il Terranuova, il Signa, ma anche lo stesso Mazzola, Scandicci, che stanno facendo un bel campionato. Però poi, Mazzola è meno 20, cioè sì, mi verrebbe da dire sì, a 10 partite alla fine. Sì, sì, sì. Diciamo che le squadre che, tra virgolette, guardando la classifica, è il Signa che è a meno 12 e il Terranuova che è a meno 14, però comunque... Io, come dico sempre, i campionati, fin quando non c'è la matematica, uno deve sempre giocarli, ma anche dopo la matematica, perché uno deve sempre onorare e rispettare la maglia e i tifosi, quindi indipendentemente se si spera che si raggiunge l'obiettivo prefissato nel breve tempo possibile, nel più breve tempo possibile, poi dopo dobbiamo sempre onorare e cercare di rispettare la maglia. Che poi un vantaggio del genere così grande non credo era mai capitato a... A te o ad altri? A me era capitato a Novara, dove abbiamo vinto con 10 punti di scarto, però così in maniera netta in questo periodo della stagione, anche a Novara mi era capitato. Poi dopo siamo ritornati, non, perché noi avevamo pure a Novara 14 punti, poi dopo si era arrivati a un punto, poi dopo abbiamo chiuso il campionato a più 10, quindi c'è stata sempre una grande forza del gruppo, come dico sempre. Cosa che abbiamo quest'anno che ci sta facendo fare la differenza. Altra domanda dal pubblico. Sì, buonasera. Tanto complimenti della bellissima immagine che date tutte le domeniche di gruppo, di squadra, anche a livello umano. È molto bello vedervi uniti e andare tutti nella stessa direzione. Facciamo segnare Granato perché altrimenti diventa matto. Vogliamo trovare il pelo nell'uovo, fammi fare un attimo così per non andare sempre sugli elogi. Ho l'impressione che in questo girone la parte fisica atletica sia molto predominante. Noi abbiamo, a mio giudizio, sempre l'impressione di andare meno degli altri da un punto di vista di corsa, di dinamismo. Poi abbiamo delle doti tecniche nettamente superiori. E come ha detto il mister Boia, un po' naif, sembrava un passato, ma a un certo punto si spinge e si chiude. È anche questo il tuo punto di vista, cioè sembra che andiamo un po' più a rilento, l'asta al primo quarto d'ora sembrava che era da tutte le parti e noi che faticavamo a trovare la palla. Poi, prima volta in avanti, subito il primo pericolo. Ho questa sensazione, appunto, volevo un pregiudizio sul fatto atletico, che sembra che andiamo meno in avanti. L'ultima considerazione, chi dice Sanremo per te? Allora, rispondo alle domande. Allora, la prima, diciamo che sotto l'aspetto fisico, secondo il mio modesto parere, diciamo, dato che abbiamo una forza, come ha detto lei, tecnica e comunque superiore alla categoria, diciamo che secondo me anche a volte, come posso dire, gestiamo noi la gara, oppure usiamo noi il ritmo. Dall'altra parte, comunque, bisogna considerare che questa è una squadra fatta in poco tempo, nel migliore dei modi, perché sta raggiungendo, e spero di raggiungere il risultato prima possibile, non ha fatto la preparazione e non avendo, diciamo, grandissime strutture, lo staff tecnico sta facendo un grande lavoro perché sta... si sta ritagliando degli spazi per lavorare che non sono, diciamo, indifferenti, quindi diciamo dalla società ai direttori allo staff tecnico stanno facendo un grande lavoro perché appunto non ci sono strutture, non abbiamo potuto lavorare sul ritiro perché la squadra è stata fatta in poco tempo e durante la stagione, non avendo strutture o comunque strutture idonee per poter lavorare in una maniera esemplare, diciamo, lo staff tecnico ci mette nei migliori dei modi di poter lavorare senza intercorrere appunto in grandi infortuni, anche se quest'anno ne abbiamo vissuti per il campo, perché parliamoci chiaro, ci alleniamo in un campo sintetico, poi giochiamo in un campo un po' di sabbia e questo secondo me ne risente, quindi questo è l'aspetto. Chi vince Sanremo? Il Sanremo per me, io vado per i giovani, quindi
faccio il tifo per Marco Mengoni. Ok, che presenta, sì, non partecipa. Ah, non ha... allora Joliet. Joliet, ha vinto l'anno scorso. Ah, ha vinto l'anno scorso. Sì. Pensavo fosse... Joliet, il re. Ah. Pensavo fosse una battuta. No. Torniamo però a parlare di Siena, o meglio di calcio, perché Jacopo Fanetti quando ha una domanda di solito si va sempre nel passato della tua carriera. In questo caso viene facile perché è una lunghissima carriera che offre tanti spunti. Infatti, ho notato insomma che nella tua carriera una cosa ricorrente è che ti leghi a degli allenatori. Abbiamo parlato prima con Padalino, ma poi te sei stato un altro che assieme conosciamo bene come D'Agostino, alla Vinci Francavilla prima e poi all'Alessandro, e poi Marchionni, da Foggia Novara. Da Foggia Novara, esatto. Sì. Anche quelli quest'anno quando ha potuto, ma anche il mister stesso ha sottolineato e rimarcato questa qua grande professionalità, quindi diciamo sono gli allenatori che ti vengono a richiamare, a ricercare, oppure come dire, riuscite a che anche una tua componente. Beh, questa è una cosa che non ci avevo mai fatto caso, quindi sei stato bravo a tirarla fuori. Quindi no, io ho sempre avuto un grande rapporto con i direttori, con gli allenatori, perché appunto ho grande passione per quello che faccio, quindi metto tutto me stesso, metto il calcio, a volte lo metto al primo posto e quindi metto anche in disparte, che ne so, la famiglia, però per me il calcio è una cosa che è una passione troppo forte, quindi sono stato fortunato ad avere sempre direttori e allenatori che mi hanno permesso di crescere e quindi di avere un gran legame che ancora ad oggi sento quasi tutti, quindi perché no, anche quest'anno magari si può avere una cosa simile, perché quest'anno mi sto trovando veramente bene sia con il direttore che con il mister Magrini. Stavolta speriamo segui l'allenatore, ma nella stessa squadra. nella stessa squadra, quindi è una cosa che sto apprezzando tanto, perché vuol dire che nella mia carriera ho sempre lavorato con grande professionalità e questa è una cosa che mi tengo stretto, perché io do tanto per questo sport che è la mia vita, quindi non so fare a meno e cercherò sempre di coltivarlo finché posso, perché mi dà tante soddisfazioni. Sì, altra domanda. Intanto stiamo vedendo l'immagine di un Siena Foggia, tra poco ci parliamo. Intanto eri in campo, sì. E quindi ne commentiamo. Visto che hai una carriera, quindi hai fatto 4 anni, su della Serie C, sì. Quindi hai un po', diciamo, come dice, c'è di ore di lavoro, no? E cosa c'era? Che pensi questa squadra qui in eccellenza ora? Potrebbe anche far bene in Serie B, dall'alto della tua esperienza, di come era capito la squadra, uomo per 35 anni, l'occhio ce l'hai, voglio dire che sei proprio vecchio, ma insomma sei più vicino a fare l'allenatore che a fare il calciatore. Se devi bruciare le caratteristiche per fare anche la categoria superiore. Allora, secondo me c'ha un grande gruppo, grandi uomini, che sicuramente possono fare la categoria superiore, oltre che grandi giocatori, quindi non mi voglio sostituire ai direttori, però da compagno di squadra posso dire che questo è un grande gruppo da fare a grande affidamento, perché come si dice, per vincere ci vuole un grande gruppo e noi lo siamo, quindi secondo me possiamo fare bene anche per l'anno prossimo. C'è un commento da casa, penso sia dopo quella col mister Magrini, la puntata più seguita in assoluto da Facebook. Luca Petruzzella, vieni a Sant'Angelo in terra baresina, credo. Baresina, non lo so. Baresina. Ah, ok, Sant'Angelo lo dice, perfetto. Quindi ok, in Lombardia, quindi bene. Vabbè, no, direi di no, perché è legato qui a Siena. Ho sposato il progetto Siena, come ho detto anche a microfoni spenti. Come di sempre ai miei compagni, soprattutto quelli più giovani, vestire la maglia
del Siena, che è una maglia prestigiosa, non è da tutti i giorni, quindi ognuno se la deve tenere stretta, perché poi dopo, quando non ce l'hai più, ne risenti. Quindi ogni giorno bisogna coltivarsela e farla sempre crescere, migliorarla e tenersela stretta, che è una cosa importante. La prossima domanda era se ti ricordi quando avevi affrontato il Siena nel corso della tua lunga carriera. Sì, hai qualche flash? Sì, sì, l'ho affrontata 3 volte in Coppa Italia, dove perdemmo in casa proprio 5-2, poi sì, il ritorno, vabbè, aggiustaste un po'. Abbiamo aggiustato un po' la situazione. Vinse il Foggia 6-1. Vincemmo 6-1 e poi lì vincemmo anche la Coppa Italia con il Cittadella. Poi ho giocato contro, quando stavo ad Alessandria, contro il Siena. Mm-hmm. E poi con il Piacenza, con il Siena di Mignani, che mi impressionò perché c'era una grande squadra lì. Noi facemmo bene quella partita e feci pure assist. Di Colella? Allora sì, il Siena di Colella, invece con l'Alessandria era il Siena di Mignani. Allora era il Siena di Mignani con l'Alessandria, sì, che mi fece un'ottima impressione, dove c'aveva gente come Aramu, Gliozzi, Guberti. Sì. Sì. E quindi l'ho affrontata 3 volte, vabbè, giocare su quello stadio, su quel campo lì, è sempre una grande soddisfazione, perché comunque giochi in uno stadio di Serie A e quindi non fa che accrescere la tua autostima, il tuo bagaglio calcistico. Quel campo lì che stiamo vedendo adesso non è quel campo lì, non è in quelle condizioni. Tu lo hai visto di recente, lo stato, no, del manto erboso del Franchi. È una questione che si sta allungando sempre di più. Quanto influisce nello spogliatoio? Voi all'inizio dell'anno avete fatto quella bella iniziativa simbolica di ripulire l'esterno dello stadio, sembrava ad un passo il giocare nel rastrello, e poi invece una sentenza dopo l'altra, o una non sentenza, perché è tutto uno slittare, e la situazione non va mai a dama. Diciamo che è una grande, se posso dirlo, sconfitta, perché comunque chi non vuole giocare nel proprio stadio, soprattutto perché comunque ti dà tanta affluenza, cioè c'è tanta, la gente si sente a casa, quindi giocare a Badesse, comunque giochi fuori casa alla fine, perché anche se c'è il grande sostegno dei nostri tifosi, però giocare nella propria casa ti dà quella marcia in più, e penso che, anzi non penso, soprattutto ognuno di noi, ogni volta che guarda lo stadio e ci passa lì di fianco, gli piange il cuore, perché non giocarci è una cosa che ti dà grande sconforto, e quindi io spero, come tutti noi ci auguriamo, che la faccenda si risolve presto, perché sia noi calciatori, lo staff, la società, ma soprattutto anche i tifosi, la piazza di Siena ne ha veramente bisogno. Quindi chi può fare qualcosa, come si dice, si deve mettere mano e cercare di risolvere la situazione, perché tutta la famiglia Siena ha bisogno della propria casa. Lo stadio così, in queste condizioni, è una sconfitta per tutti, lo ha detto Paolo Mangini, il presidente della Federcalcio della Toscana, che Jacopo Fanetti per il Federissimo Online ha intervistato nei giorni scorsi. L'intervista è già stata pubblicata sul Federissimo Online, e Mangini, che rappresenta Siena nel corso di un convegno dell'università, è partito dall'iscrizione del Siena in maniera tardiva, che ha fatto un po' storcere il naso a qualche società che puntava a vincere il campionato, e quindi è partito da lì, e abbiamo sintetizzato un po' l'intervista di Paolo Mangini, ce la sentiamo. Il problema non è per il Siena, il Siena ha fatto quello che doveva fare, il problema è che le emissioni di società dovrebbero essere fatte prima, perché le società di quel girone avevano fatto un programma. L'inserimento dovrebbe avvenire precedentemente, cioè ci dovrebbe essere un'ite che in qualche modo tutela un po' tutti, quelli che entrano e quelli che c'erano.
Ecco, se non altro, almeno dal punto di vista dell'ordine pubblico non ci sono stati rilevati. Al momento non ho avuto nessun tipo di problematica, perlomeno che sappia io. Che idea si è fatto della situazione, diciamo, dello stadio? La situazione dello stadio mi dispiace, perché quando si chiude e non è utilizzato uno spazio pubblico, soprattutto di socialità e sportivo, per me è sempre una grande sconfitta di tutti. Mi dispiace anche che quello stadio lì, che è bello per il Siena, che appunto gioca a Siena, dovrebbe essere in qualche modo reso disponibile, anche perché eviterebbe al Siena, insomma, di spostarsi, quindi ognuno gioca nel suo stadio. Anche l'altro impianto sportivo che è collegato, quello dell'acqua calda, a questo punto rimane fermo, e quando rimangono fermi, già ce ne sono fuori, se potrà rimanere fermi così per una diatriba sulla quale io non entro, ovviamente, questo, come uomo di sport e presidente della Federcalcio Toscana, ecco, questo mi dispiace. Ecco. Non ci fosse stato questo problema, Gravina avrebbe potuto optare per un'altra soluzione? Il destino sarebbe potuto essere magari diverso, o non ci si può sbilanciare? Questo non lo so, okay. Perché questo è ha deciso Gravina, certo. Federale, quindi non so quali sono stati i parametri. Questo Paolo Mangini, presidente della Federcalcio della Toscana. Eravamo all'inizio del Siena Football Club, con questa rinascita in fretta e furia. Il Siena chiese anche di poter rinviare le prime partite perché si era appena formata, questo non è successo, ottenne soltanto di riposare al primo turno. Poi in realtà tutte queste difficoltà sono state spazzate via dal fatto che il Siena ha iniziato a vincere da subito, cosa che non era affatto scontata. E all'inizio si parlava dell'avversione verso il Siena, questo Siena che rompeva le scatole a tutti. È una cosa che poi avete percepito meno nel corso della stagione, o lo hai notato, lo noti tuttora? Sì, lo notiamo, ma ci lascia veramente perplessi, perché una società come Siena, una piazza come Siena, deve essere il fiore all'occhiello per le società limitrofe. Un'opportunità per farsi vedere. Per farsi vedere, invece sembra che ci sia sana competizione, invece ci dovrebbe essere veramente un qualcosa che fa sì che il Siena ritorni in maniera dove li compete, perché comunque il Siena non dà fastidio a nessuno, cioè il Siena deve fare il suo percorso, sta facendo il suo percorso, però io penso che anche le società che sono vicino Siena comunque devono sostenere la piazza come Siena, perché non si può vedere uno stadio così e il Siena debba giocare sempre in trasferta. Cioè, ti era mai successo una cosa del genere in carriera? No, mai. È un'ingiustizia, ripeto, ma proprio per la piazza di Siena. E spero che, come ho detto prima, che qualcuno faccia qualcosa, perché non se ne può più. Noi abbiamo bisogno di giocare a casa nostra e di farlo insieme ai nostri tifosi, che meritano di stare a casa propria. Assolutamente. Prima di vedere il prossimo turno e quindi avviarci proprio alla fine, c'è un ultimo clip, diciamo, che abbiamo preso da un servizio di Canale 3 nella precedente uscita del Siena in contrada, il debutto nel giro delle contrade nella Lupa. Tu eri presente, sì. Giro, museo, società, sì. E cena, e ci ha incuriosito il fatto che durante questo evento giravi con un tablet. Sì. E qui possiamo anche vedere le immagini. Cosa stavi facendo? Stavi documentando? No, io sto facendo anche il corso da direttore sportivo, cosa che ha fatto anche Ricciardo. Uh-huh. E quindi, per non mancare all'appuntamento, stavo seguendo la lezione. Quindi, ho fatto l'utile al dilettevole. Però, Ricciardo, che si è già diplomato, sì, diciamo, sì, ha già abilitato a DS, quindi c'è. Guerri deve stare attento. No, non è nelle mie intenzioni. Io voglio giocare ancora a calcio, anche perché, come ho detto prima, grande passione è la mia vita. Poi dopo, più tardi possibile, diciamo, ci apriamo tante porte per vedere dove possiamo entrare. E quindi un dirigente, direttore potrebbe essere una possibilità, più che allenatore? No, io ho anche il corso da Fabio. Sì, già conseguito.
nel periodo del Covid, quindi come ho detto prima ho anche una laurea in scienze motorie e a mese prossimo mi laureo nella magistrale in preventiva ed adattata. Un applauso ci sta. Non è scontato, perché nel mondo del calcio, nonostante il calciatore si allena, poi va a casa e stacca e non fa niente, cioè il tempo ce l'avrebbe, però mentalmente è difficile mettersi a studiare, non lo fanno in tantissimi, oppure no, in realtà è così, ma non si nota, non emerge da fuori. Sì, diciamo che comunque non è facile conciliare entrambe le cose, perché comunque conseguire una laurea appunto all'università non è facile, anche perché io poi la triennale l'ho fatta a Foggia, quindi a livello diciamo pubblica, mentre questa la sto facendo in via telematica con la Serafele, perché appunto non posso seguire le lezioni. Certo. Però, come dicevo prima, conciliare entrambe le cose, allenamenti e lo studio, è difficile, però è uno stimolo che io personalmente mi do giorno dopo giorno per far sì che cresco la mia cultura e diciamo proseguo il percorso calcistico inerente appunto a quello che sto facendo. Ci guardiamo il prossimo turno, poi siamo davvero in chiusura della nostra trasmissione, allora andiamo a vedere cosa ci offre la qui 25esima giornata. Meno 10, mancano 10 partite alla fine del campionato. Rufina Signa, Castiglionese Colligiana, Firenze Ovest Sina Lunghese, Fortis Juventus Asta, Lastreggiana Terra Nuova, Foiano Scandricci, Siena Punta Sieve e Mazzola Rondinella. Quindi il Signa a Rufina, il Terra Nuova alla Strassigna. Il Siena in casa con il Punta Sieve, riposa la Baldaccio Bruni, è il classico testa coda, prima contro ultima, ma lo era anche all'andata, quando in realtà fu molto più complicato. Sì, sì, è una squadra che è ultima in classifica, ma noi quando ci abbiamo giocato contro ci ha fatto una buona impressione, perché aveva un buon sistema di gioco, molto collaudato, fatto di giovani interessanti. Quindi è una partita, come dico sempre, da non prendere sotto gamba, anche soprattutto perché, come hai detto te, è un testa a coda, quindi prima contro ultima. E può lasciare tante insidie, noi ci stiamo preparando bene come abbiamo sempre fatto e cercheremo di ottenere il massimo del risultato. Prima di chiudere, volevo ricordare un appuntamento dei fedelissimi: sabato prossimo, 10 febbraio, ci saranno le Olimpiadi in maschera, quindi ognuno dovrà vestirsi in tema sport olimpico, più tombolata, più cena, dalle ore 19 le prenotazioni al 366 40 53 060, quindi questo è un evento proprio alla vigilia della partita del Siena con il Punta Sieve, che si giocherà al Berni di Badesse, temo ormai lo sarà per tutto l'anno, alle 14:30. Siamo davvero in chiusura, io ringrazio Giuseppe per essere stato con noi, davvero. Grazie a voi veramente di cuore per l'ospitalità, siete veramente una grande famiglia, come d'altronde lo siamo anche noi, e quindi vi faccio tanti auguri e speriamo di festeggiare tutti insieme. Grazie. Grazie anche all'ufficio stampa del CNFC per averci messo a disposizione Giuseppe per questa puntata, grazie allo sponsor San Giorgio ai Lapi e poi a Jacopo Fanetti, Francesco Benincasa, Radio Epicentro, la grande famiglia dei fedelissimi. Grazie a tutti, ci vediamo martedì prossimo in diretta dai fedelissimi alle ore 22, ma venite prima perché c'è una cena e si mangia bene, vero? Si mangia bene. Benissimo, benissimo. Thank you.